Qui si stava discutendo poc'anzi con il commissario Errani, che ho colto l'occasione per incoraggiarlo a far sì che questo decreto su cui sta lavorando possa rispondere alle mille questioni che un'opera del genere chiede. Mi pare che ci sia stata una dichiarazione di intenti molto impegnativa, che ovviamente va salutato con gratitudine e anche con attenzione. La ricostruzione passa attraverso tutti i soggetti che verranno coinvolti in questa vicenda, perciò è un lavoro a più mani, è un lavoro nel quale occorre rispettare le differenze e nello stesso tempo però vigilare perché tutto vada, per così dire, al centro dell'obiettivo che ci si prefigge. Però credo che sia importante, lasciandomi ispirare alla parola del Coelet, che noi si assuma questo sguardo piangente, perché il dolore c'è, ma non piagnone, e questo mi pare che sia un tratto caratteristico anche di questa gente, che è abituata a camminare controvento e perciò saprà anche in questa particolare condizione dare il meglio di se stessa. E credo che il recupero di questo spazio e la tutela di questa memoria, che secondo me va salvaguardata tenendo conto appunto della sua storia, perché Amatrice deve essere sì ricostruita, ma in qualche modo la già ideata gola dell'Amatrice, non è che bisogna reinventarla, semmai bisognerà attraverso i tecnici trovare le forme più ecosostenibili. Il tempo sospeso che ci attende, questi 6-7 mesi dalla realizzazione di questi moduli abitativi, diciamo così, provvisori, sia obiettivamente una condizione che richiede di avere, diciamo, il coraggio di credere a quello che si sta facendo, perché è verosimile che dentro il cuore di ciascuno possano esserci anche, diciamo, problematiche di paura e di sfiducia, però io credo che proprio questi prossimi 6-7 mesi ci diranno che piega prenderà, se potrà essere questo un dopo terremoto in cui il concorso delle istituzioni, l'impegno esplicito finisce per condurre in porto l'operazione, oppure no. Io ovviamente prego perché sia la prima. E mentre si prega sale l'attesa per la visita del Pontefice, che è data imminente. È imminente rispetto a queste voci che ogni tanto si rincorrono, per cui anche oggi sarebbe dovuto essere qui, ma io penso che la cosa più semplice sia di attendere che lui ce lo manifesti, o ancora meglio che si manifesti qui e venga a trovarci, come vi ho desiderato di tutti, per incontrarlo.